Allora, prendo 300 grammi di broccoli e vado a tagliarli a pezzettini. Metto i broccoli in una padella. Poi prendo anche della cipolla, circa un quarto, e la taglio a pezzetti. Metto anche la cipolla insieme ai broccoli. Aggiungo anche del sale. Aggiungo anche dell'olio d'oliva. Poi prendo 200 g di spinaci, questi sono spinaci congelati, e adesso mi sposto ai fornelli. Accendiamo il fornello e faccio cuocere le verdure per 10-15 minuti. Dovranno essere morbide, però ancora leggermente croccanti. Se necessario, aggiungiamo anche un goccio d'acqua, se le verdure si asciugano troppo. Ci siamo, le verdure sono pronte. Spegniamo e ci spostiamo al tavolo. Adesso prendo una ciotola e metto le verdure all'interno. Buon profumo, ragazzi, io ho fame. A chi lo dici? Ora prendo un frullatore a immersione e vado a frullare le verdure. Allora, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere, quindi ben frullato, mi raccomando. Adesso lo mettiamo da parte e prendo il riso. Qui ho cotto 200 g di riso. Potete usare il riso che preferite, basmati, il riso integrale, quello che vi piace. Io l'ho cotto e l'ho fatto anche raffreddare completamente. Adesso faccio la stessa cosa anche col riso, quindi frullo. Ok, ci siamo. Allora, il riso non deve essere completamente frullato, è sufficiente che sia molto appiccicoso, come vedete, così. Quindi puliamo anche il frullatore. A questo punto unisco le verdure frullate prima con il riso. Diamo una mescolata. Ora prendo anche della farina di riso e aggiungo due bei cucchiai. Poi aggiungo anche del pepe. Un pizzico di noce moscata. Mescolo di nuovo. E adesso metto questo composto da parte per 5-10 minuti in modo da farlo raffreddare completamente perché le verdure sono ancora un pochino calde. Ora prendo 150 g di farina di riso, la metto in una ciotola. Poi aggiungo 300 g di acqua. Mescolo bene con la frusta, così sciolgo tutti i grumi. Aggiungo anche un pizzico di sale. E ora? Ora, come vedi, ho ripreso il composto di prima di riso e verdure e adesso andiamo a creare le nostre. Spinacine. Bravissimo! Quindi prendiamo un cucchiaio, preleviamo del composto. Qui potete farli grandi quanto volete, io non le faccio troppo troppo grandi. Quindi creo prima una polpetta e poi la appiattisco in questo modo e gli do la tipica forma della spinacina. Poi facciamo la stessa cosa per tutte le altre e poi le passiamo nella pastella che abbiamo appena preparato. Prendiamo anche una spatola, la immergiamo nella pastella, poi la preleviamo e la mettiamo nel pangrattato di riso. La ricopriamo. La ricopriamo di pangrattato Wow, sarà buonissima, Diana. Me lo sento. e poi la mettiamo su un piatto e facciamo la stessa cosa con tutte le altre e poi le andiamo a cuocere. Una volta fatte le prime spinacine, che facciamo? Le cuociamo nella nostra friggitrice ad aria, eccola qui. Andiamo subito a mettere le spinacine nel cestello. Chiudo. E le cuociamo a 180 gradi per 15 minuti. E nel frattempo facciamo anche le altre, ovviamente.
Ma nel frattempo lasciate un mi piace a questo video, ragazzi, supportateci, è Natale, siamo tutti più generosi, mi raccomando, e condividete anche il video, per noi veramente significa tantissimo, ci date una mano enorme. Inoltre, ragazzi, vi abbiamo ascoltato, abbiamo trascritto le nostre ricette all'interno di un ebook che potete trovare cliccando sul link qui sotto nei commenti, ma insieme all'ebook non troverete soltanto le nostre ricette ma anche dei bonus super speciali, perché siamo nel periodo in cui si fanno i regali e quindi, ragazzi, mi raccomando, andate a vedere cosa abbiamo preparato per voi, cliccate sul link qui sotto nei commenti. 3, 2, 1. Wow! Mamma mia! Senti che crosticina! Senti, senti! Wow! Wow! Aspetta! Mamma mia, che profumo, ragazzi! Bisogna aprirne subito una, Diana. Mamma subito, subito, mia. Subito. È arrivata l'ora di assaggiarli, Diana. Io ho una collina in bocca, sono qui ferma da 5 minuti che ti sto aspettando, quindi vado. Vai. Mamma mia. Per me sono spettacolari queste qua, ragazzi. Maionese, mi raccomando, non può mancare con le spinacine. Come sono? Incredibile. Com'è possibile?